Gallette di riso pro e contro. Il mio video dove ho fatto vedere che utilizzavo una colazione classica con le gallette di riso alla marmellata ha scatenato l'inferno del girone dantesco. In realtà le gallette di riso sono un prodotto molto utilizzato come prescrizione di molti miei colleghi. Perché? Perché fondamentalmente per chi segue regimi puliti o comunque che segue spesso il filone della palestra o comunque di chi ha l'idea della cultura fisica, è un prodotto molto utilizzato. Il prodotto è tendenzialmente molto leggero perché una galletta di riso è 8 grammi, quindi è ovvio che se io devo conteggiare le calorie e i grammi dei prodotti, sicuramente di gallette di riso rispetto al pane che è più umido ne potrò utilizzare di più, se considero che solo le calorie in via esclusiva. Anche se devo dire che il pane ha comunque 100 kcal in meno rispetto alle gallette di riso, quindi per chi crede nelle calorie in realtà deve fare anche attenzione perché non sono ipocaloriche, però mi danno la possibilità, essendo leggere, di usarne di più. E poi magari idratate mi danno anche un senso di pienezza gastrica importante. Il vantaggio vero è che comunque non hanno glutine e quindi possono essere utili a chi è intollerante ad alcuni tipi di cereali contenenti il glutine. Di gallette di riso in commercio ce ne sono di moltissimi tipi, quindi di molti cereali, dal grano saraceno, il mais e tanti altri. Più o meno come valori nutrizionali si assomigliano molto e come effetto anche, perché dobbiamo ricordare che su una galletta da 8 grammi, ad esempio, abbiamo 6,6 grammi di carboidrati. Per un indice glicemico di 82 avremo un carico glicemico oltre al 5, vuol dire che con due gallette di riso supero già il carico glicemico basso. Quindi, se mi interessa un regime ipocalorico, potrò utilizzare le gallette di riso e farmi tutti i calcoli, eccetera. Per chi come me porta avanti un concetto legato alla glicemia, perché è importante per tutti, anzi, oggi sarebbe interessante chiedermi perché non dovrei fare in modo di tenere la mia glicemia stabile, questo è il quesito che dovreste pormi. La cosa importante è cercare di fare attenzione perché già dopo due gallette io posso impennare la mia glicemia e quindi figuriamoci se io sopra queste gallette vado ad aggiungere degli altri carboidrati ad alto carico glicemico, come ad esempio la marmellata, un classico tipo di colazione. Le gallette di riso possono essere interessanti per chi è intollerante al glutine e per chi osserva dei regimi abbastanza ristretti o restrittivi, ipocalorici. In alcuni studi è stato dimostrato come possiamo trovare tracce di arsenico e acrilammide, quindi per la salute non ideali, ma lo studio è stato fatto su molti prodotti confezionati e in più le tracce sono non pericolose per la salute. Quindi questo, anche se su Google trovate questo tipo di notizie, lo studio scientifico comunque stesso ha dichiarato la sicurezza del prodotto. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici e seguimi sui canali. Lascia i commenti per questo prodotto che molti di voi definiscono come sughero o polistirolo o sottobicchiere da birra. Quindi attenzione, alto carico glicemico, birra e gallette di riso. Ciao!